garanzia è data dalle start-up che abbiamo selezionato negli anni. Alcune di queste hanno avuto grande successo, altre stanno ancora lavorando e stanno progredendo e il nostro compito è quello di accompagnarli nel loro cammino. È chiaro che l'idea di base è degli start-upper, che siano ricercatori, dottorandi o studenti, ma poi sono necessarie una serie di altre competenze e di metodologie per far crescere l'idea in una vera impresa che devono essere supportate. E questo è un po' il compito di PolyHub. Questo è un tema molto importante sia per le imprese, per portare innovazione nelle imprese, sia per quanto riguarda i nostri ricercatori di confrontarsi con le problematiche tecnologiche delle imprese stesse. È un percorso che abbiamo iniziato molti anni fa attraverso queste collaborazioni di lungo termine con grandi e medie imprese e che vogliamo continuare a supportare sia attraverso la Switch to Product sia attraverso contratti di ricerca e di collaborazione con le imprese. In questi 15 anni è cambiato fondamentalmente il mercato e il mercato dei capitali. 15 anni fa non c'erano i soldi, si cercava con Switch to Product di portare fuori e far vedere, diciamo, delle attività che venivano svolte all'interno dei laboratori. Oggi Switch to Product è una fucina di imprese, questo anche perché da pochi anni a questa parte, finalmente in Italia, ci sono i capitali per costruire le imprese. E il fatto che oggi abbiamo qua 20 investitori è la miglior testimonianza che da questa ricerca possono nascere nuove imprese e nuove industrie. Per gli studenti e per i ricercatori ci sono due diverse opportunità. Per gli studenti, per misurarsi con le sfide dell'imprenditorialità. La stessa sfida vale anche per i ricercatori, ma con il fatto che i ricercatori hanno un quid in più, hanno spesso dei brevetti che vogliono portare al mercato. Non c'è migliore opportunità che Switch to Product per capire dove va il mercato, incontrare gli investitori e non solo, incontrare le aziende che possono aiutarli a collaudare queste innovazioni. E perché le aziende vogliono venire qui a Switch to Product? Perché trovano le innovazioni quando stanno nascendo, quando sono a un livello di tecnologia basso, e lavorare con queste imprese, con queste start-up, consente loro di mettere le mani su questa tecnologia, conoscerla e portarla nel mercato il più presto possibile. Deloitte per il settimo anno è coorganizzatore insieme al Politecnico di Milano e PolyHub di S2P, un'alleanza storica che è fatta per aiutare le aziende. Deloitte infatti ha come missione quella di comprendere le aziende e in questo caso addirittura di prevedere quelli che possono essere gli andamenti del mercato. E come fare a prevederli se non andando dove la frontiera dell'innovazione ha vita? E quindi entrare nell'università, entrare nel Politecnico di Milano per comprendere quello che si studia oggi potrà essere il mercato di 3, 4, 5 anni. E questo è il motivo di un'alleanza così lunga, avere 7 anni per riuscire a vedere quello che è stato e che adesso sta diventando mercato. E oggi guardiamo quello che sarà il mercato di 7 anni. Qualche cosa di fondamentale: senza ecosistema di innovazione, quindi senza startup, senza le accademie, non è possibile per le aziende oggi riuscire a fare reale innovazione. Questo è il quarto anno che aderiamo al programma Switch to Grow. Aderiamo a questo programma perché ci consente di trovare e individuare nuove startup nel settore delle clean tech, nuove idee innovative che devono portare a un'innovazione che consenta al sistema nel suo complesso una maggiore sostenibilità, laddove la sostenibilità è una sostenibilità ambientale, sociale, che sempre di più in questi momenti è fondamentale. Siamo consapevoli che la vera innovazione nasce, può nascere principalmente proprio dalle nuove imprese e dai nuovi imprenditori. Il Politecnico, da questo punto di vista, costituisce una garanzia perché è un bacino, è una miniera di idee innovative portate avanti dagli studenti piuttosto che dai docenti del Politecnico. Quindi innanzitutto cerchiamo giovani imprenditori, giovani aspiranti imprenditori motivati con belle idee.